Domanda la faccio io. Fai tutto tu perché io filmo. Sì. Cara Letizia, buongiorno, grazie di essere venuta qui e di aver organizzato questo incontro, perché è veramente di rilevanza epocale, perché finalmente i cittadini, in quanto consumatori, imprenditori, attivisti nella loro giornata quotidiana, lavorativa, finalmente cominciano ad assumere su di sé anche il potere diciamo politico in prima persona. E quindi ecco il motivo per cui oggi siete qui, è un motivo assolutamente concreto. Da imprenditore, io non so se tu fai l'imprenditrice o meno, ma comunque sia da risparmiatore quantomeno, hai dei diritti inalienabili, e quindi questi diritti oggi ti sono stati sottratti attraverso una incostituzionale legge che è un aborto logico, semantico e anche addirittura del diritto internazionale, perché il diritto stesso è il diritto primario di qualunque cardine giuridico vogliamo considerare. Allora, in tutto questo, oggi tu cosa pensi che sia possibile fare in questo contesto? Allora, sicuramente in questo contesto noi siamo qua per far sentire la nostra voce, che è già molto importante. Sono stati minati gli interessi, ma non dico solo interessi, perché qua si parla di molto più di risparmi di una vita, di tante persone. Non si sta parlando di speculatori, si sta parlando di cittadini normali, persone in qualche caso che non avevano grandi competenze finanziarie e che sono state a nostro avviso forse raggirate, perché guardate, anche la non informazione è una forma di raggiro. Noi ci occupiamo di controinformazione e di programmazione neurolinguistica, quindi sappiamo perfettamente quali sono le varie fasi della comunicazione. Esatto, quindi come ecco, abbiamo tanti pensionati, tante persone che avevano messo in queste obbligazioni risparmi di una vita intera. Oggi siamo qua per far sentire la nostra voce proprio davanti a Montecitorio, che era il posto più giusto, perché comunque questo decreto è stato fatto dal governo. Governo che ha voluto salvare delle banche che hanno creato dei dissesti finanziari. Ecco, chi ha creato questo dissesto? Un attimo, qua va fatto un distinguo e una precisazione. Allora, sarebbe da dire che in questa situazione esistono figli e figliastri, in quanto da 2 o 3 anni ripetutamente si sono fatti rapine per coprire i disavanzi del Monte dei Paschi di Siena per complessivi circa 24 miliardi di euro, quando qui per un disavanzo di 1 miliardo e 200 milioni si sono messi sul lastrico circa 200.000 persone. Si potevano trovare altre soluzioni. Esattamente. Fra l'altro, usurpando il diritto di possesso, come abbiamo detto, e addirittura usurpando la stessa loro legge promossa, ratificata a luglio di quest'anno, che raccoglieva la direttiva europea in merito al bail-in e che avrebbe dovuto entrare in vigore solo dal 1 gennaio del 2016, l'hanno anticipata per favorire ovviamente gli amici loro. Non a caso il presidente della Banca d'Etruria è il padre della signora Boschi. Ecco, quindi c'è da dire, qui veramente c'è un interesse diretto, proprio una violazione del concetto stesso della legge. La legge non deve essere ad persona, ma deve essere invece a tutela della maggior parte dei cittadini che ne abbiano diritto. D'accordo. E quindi oggi siamo qua per protestare, continueremo, andremo avanti. Oggi diciamo è il primo nostro incontro, siamo stati... Io mi auguro che ne seguiranno anche molti, perché questa faccenda deve essere rimessa immediatamente in ordine fin dal primo possibile. Vi ringrazio per la voce che ci avete dato. Grazie.